Perché è importante che ci sia un G7 privacy? Ma in primo luogo perché la privacy è uno di quei diritti fondamentali che il G7 per sua stessa vocazione non può che promuovere. Ed esso è anche un presupposto di democrazia e di eguaglianza, altri due valori che sono nello spirito del G7. Oggi non sarebbe possibile pensare a una democrazia che non garantisca ai cittadini un'adeguata protezione dei propri dati personali e così le proprie scelte che si intendono promuovere, ma in maniera riservata per non subire discriminazioni e stigmatizzazioni, in una parola, per essere liberi di autodeterminarsi. Inoltre, per un diritto, quello alla protezione dei dati personali come questo, che si esercita principalmente in una dimensione aterritoriale, come è la rete, è indispensabile promuovere il confronto tra ordinamenti diversi e le organizzazioni internazionali, superando una logica che sia meramente nazionale. Quali temi affronterete? Già, i temi in questi giorni del G7 sono vari e tutti un po' di estrema rilevanza dal punto di vista dell'attualità. La libera circolazione dei dati, le tecnologie emergenti, l'intelligenza artificiale, in particolare sotto il profilo della tutela dei minori e della governance, anche rispetto al ruolo delle autorità di protezione dei dati, in cooperazione tra queste autorità è quanto mai importante per i trattamenti dei dati personali che spesso sono transfrontalieri, dunque si trasferiscono paesi esteri, extra UE per esempio. Pur nella loro diversità questi temi sono accomunati dall'esigenza di promuovere la fiducia dei cittadini nella innovazione attraverso un quadro, questo è importante, di regole e garanzie per la tutela dei diritti e delle libertà. Qual è il valore aggiunto che il garante può dare al G7 privacy? La storia del garante e la sua esperienza testimoniano in tal senso, perché il garante italiano nasce nel 1997 grazie all'impegno soprattutto di Stefano Rodotà, il primo presidente del garante cui noi dobbiamo moltissimo. E la presidenza italiana è dunque anche simbolo di quella rivoluzione pacifica che ancora una volta amava dire Rodotà, chiamandolo in questo modo, è stata l'affermazione in Italia e non solo del diritto alla privacy. Ebbene, proprio coltivando queste radici, il garante si è reso spesso promotore del dialogo a livello internazionale, sollecitando in sede europea azioni comuni ad alcuni tra i temi più urgenti: l'intelligenza artificiale, la tutela dei minori. Qui sempre che è importante, diciamo, sottolineare. E la presidenza italiana coltiverà questo spunto di tutela in particolare dei minori nella convinzione che il confronto, quanto più è possibile totale, riesca a perseguire rispetto alle sfide che la modernità ci pone, e siamo sicuri che in questa direttiva, in questa scia, noi possiamo ottenere degli ottimi risultati.